Ciao a tutti, benvenuti a Wasafat Malika. Oggi vi faccio tre modi per fare cioccolato, tre gusti, tre forme. Se vi interessa, state con me fino alla fine. Il primo gusto lo faccio con olio di argan, la frutta secca e cioccolato bianca. E il secondo gusto lo faccio con cioccolato nero, cioccolato al latte e il caramello. Prima di uscire dal mio canale mi fate like, condividete, vi iscrivete. Adesso state con me, prepariamo il cioccolato. Ingredienti: 200 g di cioccolato al latte, l'ho messo già nella casseruola, e 200 g di cioccolato, 100 g di cioccolato amaro e 100 g di cioccolato al latte. Olio di argan, ho preso un po' di olio di argan, lo metto con cioccolato al latte e lo porto a sciogliere a bagnomaria. Ho preso 200 g di nocciole, l'ho messo sul fuoco lento nella padella quando l'ho fatto attostare e l'ho svuociato. Come vedete, tolgo tutta la buccia. Le mie nocciole pronte, quando ho pulito le nocciole le ho messo nel frullatore, aggiungo 50 g di caramello e vado a frullare tutto. Ho macinato nocciole, 200 g di nocciole e 150 g di caramello, aggiungo altri 100 g di caramello e vado a frullare tutto. Ho frullato il caramello con le nocciole per riempire le mie cioccolate. Ho fatto sciogliere a bagnomaria il cioccolato, ho preso un stampino di silicone, ci metto ogni buco di stampino, ci metto un cucchiaio piccolo di cioccolato come vedete. Continuo così finché non finisco tutto il mio cioccolato. Ho finito di mettere il cioccolato nello stampino, ho preso il caramello con le nocciole, lo metto in mezzo come vedete, continuo così finché non finisco tutto. Ho finito di mettere il caramello nel mezzo del cioccolato come vedete, adesso prendo il cioccolato, ci copro il caramello, così faccio in modo che non esce il caramello dal cioccolato, continuo così finché non copro tutto il mio caramello. Quando finisco di coprire tutto il caramello con cioccolato bianco e cioccolato nero, metto in frigo per fare il gusto di cioccolato al caramello. Ho messo un po' di cioccolato nella ciotola, aggiungo un po' di gusto, anche il colore. Con il cioccolato mescolo bene. Ho preso un stampino di silicone per fare le cravatte. Ho preso questa forma dove c'è questa forma di cravatta, ci metto il colore rosa di fragole come vedete.
Metto il cioccolato nella forma dove c'è la cravatta. Ho finito di mettere il cioccolato nella forma dove c'è la cravatta, come vedete. Copro la cioccolata rosa con la cioccolata bianca, metto la cioccolata bianca intorno di stampino, come vedete, così ci lascio il buco in mezzo. Faccio la stessa cosa anche con l'altro stampino, come vedete. Devo lasciare un buco in mezzo di stampino, così ci metto le nocciole con il caramello. Come ho fatto il caramello, vi lascio il link sotto al video, nella descrizione. Metto il cioccolato anche nell'altro stampino. Lo metto in intorno, come vedete nel video. Ho finito di mettere il cioccolato nello stampino, ci metto il caramello in mezzo, come vedete nel video. Quando finisco di mettere il caramello in mezzo, metto un po' di nocciole in mezzo, come vedete nel video. Prendo il cioccolato, copro il caramello con le nocciole, come vedete nel video. Continuo così fino a non copro tutto il caramello. Ho finito di coprire il caramello, copro il stampino con la stagnola, lo metto in frigo 2 ore. Per fare cioccolato bianco con la frutta secca e il gusto di olio di argan, ho preso un po' di cioccolato e l'ho messo nella ciotola. g di uova sultanina, 40 g di pistacchi, i noccioli, 40 g di peschi secchi. Ho preso una carta forno, ci metto un cucchiaio piccolo di cioccolato, come vedete nel video. Continuo così finché non metto tutto il mio cioccolato bianco, con questo modo. Quando metto il cioccolato sulla carta, la stendo con un cucchiaio. Quando finisco di stendere il cioccolato, ci metto un po' di gocce di cioccolato, alcuni ci metto un po' di farina di cocco, come vedete. Continuo così finché non decoro tutto il mio cioccolato e poi ci vediamo.
Quando finisco di decorare il mio cioccolato con la frutta secca, lo metto in frigo. Ho messo il cioccolato in frigo un'ora, dopo un'ora e il mio cioccolato con la frutta secca con il gusto di olio di argan è pronto. Veramente la fine del mondo. Lo stacco nella carta e lo metto nel piatto. Ecco il mio cioccolato con olio di argan è pronto. Il cioccolato con il gusto di fragole e il caramello lo stacco dal stampino, lo metto nella carta dei dolci come vedete. E il terzo di cioccolato, il gusto di caramello con noccioli è pronto, l'ho tirato dal frigo, lo stacco come vedete nel video. Ho preso queste forme di carta, ci metto il mio cioccolato, continuo così finché non stacco tutto il mio cioccolato dallo stampino e lo metto nella carta. Ecco, il mio cioccolato con olio di argan e la frutta secca è pronta, veramente sono la fine del mondo. Volevo dirvi, olio di argan non quella che usiamo per i capelli o per il viso. Olio di argan è fatto per da mangiare. Se conoscete qualcuno in Marocco che vi porta olio di argan, lo dovete chiedere, olio di argan che si mangia, non quello che usiamo per i capelli o per la pelle. Ecco il mio cioccolato con il caramello e nocciole è pronto e cioccolato con il gusto di fragole è pronto. Veramente sono la fine del mondo. Ecco le mie cioccolatte sono pronte, veramente sono la fine del mondo. Il cioccolato con olio di argan, veramente sono la fine del mondo. Cioccolato con il caramello e nocciole, veramente sono buonissime. Il cioccolato con il gusto di fragole, veramente sono la fine del mondo anche quello. Spero che vi piacciono le mie cioccolatte, se vi piacciono mi fate like, condividete, vi iscrivete. A domani un altro video nuovo, ciao, arrivederci, grazie mille di tutto.